Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, perché affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi conoscere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Per amore, no.
così in terra. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, il 29 dicembre 1923, volume 16, Gesù dice a Luisa: tutti gli atti che abbiamo fatto insieme alla mia volontà sono atti eterni, come è eterna la mia volontà, sicché tu hai del tuo in me e io ho del mio in te. Scorre in te una vena eterna che ci rende inseparabili. E quanto più continui e moltiplichi i tuoi atti nel mio volere, tanto più prendi parte a ciò che è eterno. Io, continua a scrivere Luisa, vedevo tra me e Gesù che il mio interno era accentrato in lui ed il suo accentrato in me. Dopo ho fatto la Santa Comunione ed io, secondo il mio solito, stavo chiamando e mettendo tutte le cose create intorno a Gesù, a ciò che tutte gli facessero corona e gli dessero il contraccambio dell'amore, degli omaggi al loro creatore. Tutte sono corse la mia chiamata e vedevo a chiare note tutto l'amore del mio Gesù per me in tutte le cose create, e Gesù aspettava con tale tenerezza d'amore nel mio cuore il contraccambio di tanto amore, ed io, sorvolando su tutto e abbracciando tutto, mi portavo ai piedi di Gesù e gli dicevo: amore mio Gesù, tutto è creato per me, me lo hai donato, sicché tutto è mio, ed io lo dono a te per amarti. Perciò ti dico in ogni stilla di luce di sole, ti amo, nello scintillio delle stelle, ti amo, in ogni goccia d'acqua, ti amo. Il tuo volere mi fa vedere fin nel fondo dell'oceano il tuo ti amo, per me. Ed io imprimo il mio ti amo per te in ogni pesce che guizza nel mare. Voglio imprimere il mio ti amo sul volo d'ogni uccello. Ti amo dovunque, amore mio. Voglio imprimere il mio ti amo sulle ali del vento, nel muoversi delle foglie, in ogni favilla di fuoco, ti amo per me e per tutti. Tutta la creazione era con me a dire ti amo, ma quando ho voluto abbracciare tutte le umane generazioni nel volere eterno, per far crostare tutti innanzi a Gesù perché tutti facessero il loro dovere di dire in ogni loro atto, parola, pensiero, ti amo a Gesù, queste mi sfuggivano ed io mi sperdevo e non sapevo che fare. Onde l'ho detto a Gesù e lui: figlia mia, eppure è proprio questo il vivere nel mio volere, il portarmi tutta la creazione innanzi a me e a nome di tutti darmi il contraccambio dei loro doveri. Nessuno deve sfuggirti, altrimenti la mia volontà troverebbe dei vuoti nella creazione e non resterebbe appagata. Ma sai perché non trovi tutti e molti ti sfuggono? È la forza del libero arbitrio. Ma ti voglio insegnare il segreto dove tutti trovarli. Entra nella mia umanità e vi troverai tutti gli atti loro come in custodia, per cui io presi l'impegno di soddisfare per loro innanzi al mio celeste Padre. E tu va seguendo tutti gli atti miei, che erano gli atti di tutti. Così troverai tutto e mi darai il ricambio di amore per tutti e per tutto. Tutto c'è in me. Avendo fatto io per tutti, c'è in me il deposito di tutto, e rendo al Divin Padre il dovere dell'amore di tutto, e chi vuole se ne serve per via di mezzo per salire al cielo. Io sono entrata in Gesù, continua Luisa, e con facilità ho trovato tutto e tutti. E seguendo l'operato di Gesù, dicevo: in ogni pensiero di creatura ti amo, sul volo d'ogni sguardo ti amo, in ogni suono di parola ti amo, in ogni palpito respiro affetto ti amo, in ogni goccia di sangue, in ogni opera e passo ti amo. Quest'ultima parte, queste ultime pericopi, sono tratte dal volume 13, 25 agosto 1921. Concludiamo sempre con un breve stralcio dal volume 13 del 16 settembre del 1921. Quante volte in più ti immergi nel mio volere, tanto più si allarga il circolo della tua volontà nella mia. Io sto con ansia aspettando queste tue fusioni nella mia volontà. Tu devi sapere che come io pensavo nella mia volontà, così venivo informando i tuoi pensieri nella mia volontà, preparandone il posto. Come operavo, informavo le tue opere nel mio volere, così di tutto il resto. Ora, ciò che facevo non lo facevo per me, perché non ne avevo bisogno, ma per te. Perciò ti aspetto nella mia volontà che venga a prendere i posti che ti preparò la mia umanità, e sopra le mie informazioni vieni a fare le tue.
Allora sono contento e ne ricevo completa gloria quando ti vedo fare ciò che feci io. Bene, in queste splendide parole ancora Gesù dà delle splendide informazioni, dà dei profondi chiarimenti su cosa significa vivere nella sua volontà, che consiste, come già abbiamo visto in parte nella meditazione di ieri, nel portare tutto a Gesù, appunto nella sua volontà, perché l'amore con cui egli ha tutto creato e tutto ricreato attraverso l'opera della redenzione riceve un contraccambio perfetto e completo. E questo lo si può fare, come abbiamo visto ieri, con i giri. Qui ci sono dei nuovi esempi spettacolari, bellissimi, di giri nel Fiat creante, e anche un momento, diciamo così, buono per fare i giri, che è il ringraziamento della Santa Comunione. E ti amo, per esempio, in ogni stilla di luce di sole, ti amo nello scintille delle stelle, ti amo in ogni goccia d'acqua, in ogni pesce che guizza nel mare, in ogni volo di uccello, sulle ali del vento, nel muoversi delle foglie, in ogni favilla di fuoco. Ti amo per me e per tutti. Capite che questi giri sono potenzialmente infiniti. Io posso dire ti amo in ogni movimento, non lo so, del mio gatto domestico. Ti amo in ogni movimento e in ogni passo, gesto del mio cagnolino. Sto facendo esempi, insomma, molto molto feriali. Del mio cavallo, se qualcuno ce l'ha. Ma pensate a tutte quante le specie, insomma, della razza umana, no? Non della razza umana, scusate, del mondo creato, sono potenzialmente infiniti. E tutto è santificabile. Ora, Luisa fa notare che mentre mettere il ti amo e portare il ti amo della creazione a Gesù è relativamente facile, perché le creature sono già in sintonia con il creatore, capite? Perché tutto l'universo creato, a differenza di noi, è sottomesso al Fiat Supremo, è obbediente a Dio. Noi no, ma loro sì. E dice: quando però provavo a fare questi atti, quindi a mettere il mio ti amo in ogni atto, parola e pensiero degli esseri umani, questa è un'esperienza chiaramente credo mistica di Luisa, come dire, sentivo che mi sfuggivano e non sapevo cosa fare. E questo perché glielo spiega Gesù? Perché questa operazione, per quanto riguarda i membri della razza umana, ecco, se non si passa per un piccolo del piccolo, per un dettaglio che poi Gesù spiega, incontra la resistenza del libero arbitrio. Cioè, io posso mettere un ti amo sulla lingua di un bestemmiatore, specialmente di un bestemmiatore che bestemmia, non come le persone poverine un po' ignoranti che hanno acquisito questo per abitudine, non sanno quello che fanno, ma di un bestemmiatore che bestemmia di cuore, insomma, quindi per odio a Dio, come si fa? E Gesù dice: in questo caso ti insegno un piccolo segreto, ecco, ti voglio insegnare il segreto, entra nella mia umanità, perché Gesù, questo è un concetto fondamentale della vita nella divina volontà e dobbiamo assolutamente comprenderlo, anche perché apre tantissimi orizzonti, no? Quello che Gesù ha operato nella sua vita terrena è una gigantesca sostituzione vicaria, cioè la sua natura umana è stato lo strumento della nostra salvezza. Qui si potrebbe aprire una parentesi che è però teologicamente molto 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 difficile, quindi non so se farla in questo contesto, no? Nel senso che Gesù si è unito a una natura umana creata, scusate, il verbo si è unito ad una natura umana creata, provo ad accennare, c'era un'eresia, che era un'eresia nestoriana, che diceva che praticamente non si trattava del verbo che avesse assunto in sé una natura umana creata, attenzione, ma di due persone che si erano fuse insieme, quindi la persona del Figlio di Dio e l'uomo Cristo Gesù nato da Maria Vergine.
Allora, questo non sarebbe possibile, a parte il fatto che tutte le altre conseguenze gravissime che comporterebbe una cosa del genere da un punto di vista della effettiva redenzione. Ma il problema è questo, che una persona umana, un individuo della razza umana come sono io, anche se fosse totalmente unito, d'accordo, a Dio, non potrebbe compiere in maniera perfetta un atto che abbracci tutta quanta la razza umana, proprio perché è un essere individuale, cioè ha una personalità propria, individua. Viceversa, come scriveva già Giovanni Paolo II nella prima enciclica, mi sembra, nella Redemptor Hominis, unendosi ad una natura umana creata, quindi Gesù non è una persona umana come noi, Gesù è una persona divina che ha due nature, la divina e l'umana. Quindi attraverso un'unione alla natura, non ad una singola persona umana, capite? Ha preso dentro di sé tutta la razza umana, perché non è unito ad un singolo uomo, è unito alla natura umana, che è l'essenza condivisa da ogni singola persona umana che sta nel mondo. Io spero di essere stato chiaro, insomma, se uno conosce un pochino di teologia, questo concetto è chiarissimo, no? E quindi questo che cosa comporta? Che ogni atto che ha compiuto Gesù, come uomo, tra l'altro figlio di Dio fatto uomo, e quindi un'umanità unita perfettamente alla divina volontà, vuol dire che ogni atto di Gesù Cristo è di per sé stesso, ipso facto, un atto appartenente ad ogni membro della razza umana, purché lo voglia fare proprio. Ecco il problema del libero arbitrio. Ora però, Gesù dice, scavalca il libero arbitrio, nel senso che non andare a mettere il mio ti amo, come dire, semplicemente senza nessuna mediazione in una bocca che bestemmia, perché quella bocca che bestemmia ha trovato in tutte le lodi, le preghiere che io ho fatto all'Altissimo, già una riparazione perfetta e completa, d'accordo? Quindi io ho raddrizzato gli atti del bestemmiatore attraverso le mie lodi. Quindi tu ti fondi con la mia divina volontà e poi vai a mettere il tuo ti amo dappertutto, passando in tutto per la mia umanità. Sono operazioni interiori queste qui, figlioli miei cari, molto molto importanti però, no? Che trasformano i nostri atti appunto in atti salvifici, eterni e divini. Quindi tutti quanti questi atti che Gesù ha operato, che sono veramente tanti, perché sono atti di 33 anni di vita terrena, sono tutti quanti pronti e disponibili, sia per chi desiderasse prenderli per sé, per trovare la salvezza e per trovare la vita nella divina volontà, che è vita divina, sia per coloro che intendono, attraverso i giri in tutti gli esseri umani creati, portare la riparazione che Gesù ha portato in tutti e in ciascuno, e quindi rioffrire a Gesù il tributo di amore, di ringraziamento e di riparazione che gli uomini gli rifiutano attraverso lo strumento della sua santissima umanità. Quindi questo è, capite perché è così importante l'umanità santissima di Gesù? E come sempre tutti i maestri di spirito, anche tutti quanti i più grandi mistici hanno sempre raccomandato guai a non passare sempre per la santissima umanità di Gesù. Ecco, magari certamente non cogliendo anche queste ulteriori importantissime sfaccettature che comportano appunto le rivelazioni, perché di tali cose si tratta, di Gesù a Luisa sul mistero del divino volere. Ecco, però in ogni caso l'umanità di Gesù rimane assolutamente fondante, normante e normativa di ogni nostra singola azione, perché è da Lui che scorrono sull'umanità intera tutti i beni, non esclusa ovviamente l'umanità santissima di Maria Santissima, che tutto da Gesù ha ricevuto in via preventiva lei, non in via redentiva come noi. Ma anche tutta quanta la potenza, la ricchezza della Divina Maria, anche la sua capacità di unirsi fin dal primo istante della sua esistenza alla Divina Volontà, senza mai compiere un solo atto al di fuori di essa, dipende dall'opera compiuta dal suo Figlio e Signore Gesù Cristo, no? Lo dice nel Magnificat: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
Maria Santissima non è stata salvata da nessun peccato attuale né originale, perché non li ha commessi e non ne ha partecipato né all'uno né all'altro, ma è stata però preservata, essendo ricolmata di quella grazia necessaria e sufficiente per poter rifare la vita dei nostri progenitori nello stato di origine e attraverso il suo santissimo libero arbitrio portarla a compimento in maniera perfetta, con l'unica creatura che ha portato in cielo la divina volontà operante in lei, in ogni istante della sua esistenza. Ecco, entrato in Gesù diventa tutto quanto più facile, no? È chiaro che si capisce che qui Luisa parla apparentemente anche per cognizione mistica, quando dice entrata in Gesù, con facilità ho trovato tutto e tutti, no? Ma non fa niente questo che ci sia una cognizione mistica, noi lo possiamo tranquillamente rifare come atto eminentemente spirituale, ma nella fede. Ci fondiamo con Gesù e attraverso l'umanità di Gesù andiamo a mettere il nostro diamo dappertutto e lo riportiamo a Lui, ecco, nei giri che possiamo fare anche tra tutti quanti i membri della razza umana, no? Voi capite quanto è importante imparare a fare questa cosa? Vedete lo stile differente che si acquisisce nella divina volontà, cioè io vedo una persona a me vicina che si comporta male, anziché reagire, oppure strillarlo, oppure gridarlo, oppure rimproverarlo, oppure litigare, oppure mancare alla carità, oppure spazientirmi, oppure arrabbiarmi, oppure lasciamo perdere queste cose, però vado a fare i ricami, ne parlo male con Tizio, con Caio, con Sempronio. Lo scredito agli occhi delle persone, lo critico, ecco, lo burlo, lo prendo in giro. Ehi, le cose che si possono fare. Faccio una cosa molto semplice. Che cosa ha fatto? Ha detto qualche cosa distorto? Ho saputo che ha detto una cosa sbagliata su di me? Bene, mi fondo con la divina volontà, mio Gesù, e metto il mio ti amo sulla sua bocca, ecco, offrendo tutte quante le lodi, le benedizioni, le parole buone che tu hai detto nella tua vita in terrena in riparazione di quello che ha fatto, e attraverso il mio ti amo sulla tua lingua e il mio perdono possa presto venire in lui la grazia della conversione, di comprendere che quello che ha fatto non va bene non tanto perché l'ha fatta a me che me lo merito, ma non va bene in quanto tale, perché è una mancanza alla pazienza, all'ira, alla carità, insomma quello che uno vuole, e basta. E così finisce. Nessuno pensi, figlioli miei cari, nessuno, ecco, che questo sia disinteressarsi o non operare o non interagire con i problemi della razza umana, perché altrimenti dovremmo dire che il nostro Signore Gesù Cristo per 30 anni ha fatto vita monastica e disinteressata, infischiandosene dei problemi della razza umana, se questo fosse vero, ecco. Invece in quei 30 anni Gesù, pur stando nascosto e quindi non apparendo in nessun tipo di palcoscenico alla gente, manco sapeva che il figlio di Dio stava sul pianeta Terra, ha riaddrizzato tutte quante le sorti del genere umano. Cioè, dobbiamo avere come dire, una visione leggermente differente, ecco, di quello che è il cristiano, e la sua operazione santa dentro questo mondo. Perché ogni tanto sento da qualche parte dire, sì, ma così uno si toglie dal mondo, si disinteressa delle cose che succedono e fa finta di niente. Dico, che cosa? Ma tutt'altro, perché io tutto quanto il mondo lo porto nel cuore, lo porto nella preghiera e faccio nei confronti di qualunque tipo di problema che possa prospettarsi davanti o di qualunque tipo di disgrazia, di sofferenza, di male, di guerra, di quello che volete. Faccio l'unica cosa che realmente può causare qualche beneficio e qualche cambiamento concreto. Perché non sono le nostre chiacchiere, il nostro sbraitare o il nostro alterarci che cambia il mondo, d'accordo? È la divina volontà che lo cambia. E il mondo cambierà quando tutti saranno aperti ad accogliere il regno della divina volontà nel proprio cuore. E questo si fa certamente. Noi dobbiamo avere una vita che mostri a tutti quanti che noi stiamo nella divina volontà e che facciamo la divina volontà. E quindi diventiamo una predica perenne e perpetua, come amava San Francesco, nei fatti e nei comportamenti. Ogni
non investendoci di ruoli, ecco, di Novelli, Girolamo, Savona, Rola, fustigatori di costumi e maestri, anche dei maestri, d'accordo? No, ma rimanendo perfettamente uniti nella divina volontà e nella più assoluta umiltà, mitezza, ecco, dolcezza e carità che caratterizza i figli del divino volere, operare in questo modo. Uno può tranquillamente non crederci, d'accordo, queste cose qui e dire: ma che cosa sono queste cose strane? Mi uniscono alla divina volontà, qua, agli atti, attraverso l'umanità di Gesù. Qui bisogna operare, qui bisogna scendere in campo, bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro. Padronissimo di pensarla in questo modo, la verità non si impone, neanche quella sulla divina volontà. Chi pensa col proprio libero arbitrio di voler fare altro, di poter fare altro, certamente Dio stesso è il primo a rispettare questa libertà di pensiero. Ecco, però un conto è la libertà di pensiero che comporta anche il libero arbitrio di pensarla malamente, perché questo pensiero sarebbe mal fatto, anche se rispettabile. Ecco, altro conto è andare poi a pretendere questo mal modo di pensare a chi invece ha scelto la parte migliore, volendo parafrasare un Vangelo che abbiamo sentito qualche giorno fa nella liturgia, che è questa. Ecco, Gesù che cosa dice? I tuoi pensieri io ti aspetto nella mia volontà perché venga a prendere i posti che ti preparò la mia umanità e sopra le mie informazioni vieni a fare le tue. Allora sono contento e ne ripeto e ne dicevo con completa gloria quando ti vedo fare ciò che feci io. In effetti, se uno ci pensa bene, siamo d'accordo tutti quanti che la santità sia l'imitazione di Cristo, giusto? E cosa ha fatto Cristo nei suoi 33 anni di vita terrena? Ecco, quelli che vogliono portare le acque al proprio mulino cominciano a dire: ah, ma Gesù ha frustato i mercanti del Tempio. Allora, che Gesù abbia fatto questo è certamente vero, perché lo sappiamo dal Vangelo. Ma frustare i mercanti del Tempio è stato l'episodio di uno o forse due, non si capisce bene dai Vangeli, sono stati due episodi, quanto saranno durati? 2 ore di tutta quanta l'esistenza terrena di Gesù. Tra l'altro compiuti da chi sapeva perfettamente con cognizione di causa quello che faceva, due, e terzo, da parte di chi poteva permetterselo, perché a Gesù nessuno poteva dire quello che lui disse dinanzi ad altre forme di zelo disordinato: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra, perché chi è che potrebbe andare nel tempio a fare la manbassa che ha fatto Gesù senza sentirsi dire: ah, tu fai tutto sto marasma, ma ti sei guardare dentro il cuore, dentro la tua coscienza, tu sei così santo e così innocente da non avere niente di cui chiedere perdono a Dio? Non credo, no? Quindi, numero uno, lui poteva farlo. E numero due, questo suo agire in preda al santo zelo che in lui era sempre ordinato, perché perfettamente sottomesso alla divina volontà e perché compiuto nella giusta misura e con cognizione di causa, cosa che per noi è impossibile, ma è stato comunque un fenomeno del tutto sporadico nella sua esistenza. Noi dobbiamo sempre ricordare i 30 anni di vita nascosta contro 3, capite? Per i cultori del fare, ecco, del fare disordinato, d'accordo? Perché non è che il figlio della divina volontà non fa, il figlio della divina volontà fa per 100 miliardi, d'accordo? E lavora anche molto, ma lavora bene, lavora. Ecco, non perde tempo, non spreca energie in atti e in gesti che non fanno nulla di buono e che servono soltanto a offendere Dio e a creare disordine anche in mezzo alle persone. Quindi questo dobbiamo fare molta attenzione a tutti questi a tutte quante queste sfaccettature e uscire, ecco, dai luoghi comuni della, divin, de, de, della, della volontà umana, ecco, che sono un attacco completamente fuori luogo a chi vive nella divina volontà. Bene, facciamo come sempre un pochino di silenzio e poi concludiamo la meditazione.
O Vergine del Silenzio, Divina Maria, che San Luca sintetizza, la cui attività San Luca sintetizza nel suo Vangelo dicendo: Maria dal canto tuo osservava queste cose meditandole nel suo cuore. Ecco, insegnaci il santo silenzio che non è il vuoto e il disinteresse atarattico, ecco, ma è l'immersione nella comprensione e nella conoscenza dei divini voleri. E l'operare in essi, nella certezza più assoluta, ecco, che tutte quante le più grandi opere che Dio ha compiuto, compresa la redenzione, sono avvenute con lo stile del più assoluto silenzio orante, tutto interiore. Ottienici, ecco, il grande dono della vigilanza e dell'attenzione continua a compiere l'unica cosa che Gesù si aspetta da noi. Mi ha ascoltato, il compiere il maggior numero di atti possibile nel divin volere, ricordando le parole di Gesù che quante più volte ci immergiamo nel suo volere e tanto più si allarga il circolo della nostra volontà nella sua. Di altro, ecco, i figli del divino volere, proprio perché figli del divino volere, ricusano e rifiutano di occuparsi in quanto espressione chiara ed evidente di volontà umana, che sappiamo essere la causa della rovina della razza umana e dai cui pastrocchi, ecco, deleteri, aiutaci sempre a stare lontani e a prendere le distanze. Come proposito di oggi, è bene ricordare l'esortazione di Gesù a Luisa, cioè che tutto in lui si trova perfettamente risanato, riordinato e rettificato, e che quando abbiamo a che fare con la natura umana dei nostri simili, distorta, più che mai dobbiamo andare a prendere, imparare a girare nell'umanità di Gesù, a prendere i suoi atti e a mettere il nostro ti amo in Gesù, e in tutti quanti gli atti disordinati delle creature per raddrizzarli e rendere comunque a Dio la gloria che gli è dovuta e per attirare su di essi il regno della divina volontà. Come anziché fare la giaculatoria, è bene riprendere, perché sono giri questi qui, quelli che abbiamo ascoltato, per chi ha difficoltà a comprendere cos'è un giro, e concludere in questo modo la meditazione. Amore mio Gesù, tutto è creato per me e me lo hai donato, sicché tutto è mio, ed io lo dono a te per amarti. Perciò ti dico in ogni stilla di luce, di sole, ti amo, nello scintillio delle stelle, ti amo, in ogni goccia d'acqua, ti amo. In primo mio ti amo per te in ogni pesce che guizza nel mare, il mio ti amo sul volo di ogni uccello, il mio ti amo sulle ali del vento, nel muoversi delle foglie, in ogni faviglia di fuoco, ti amo per me e per tutti. Entro in Gesù, entro in te, o Gesù, e seguendo il tuo operato ti dico: metto il mio ti amo in ogni pensiero di creatura, sul volo di ogni suo sguardo metto il mio ti amo, in ogni suono di parola metto il mio ti amo, in ogni palpito, respiro, affetto di ogni membro della razza umana metto il mio ti amo, in ogni goccia di sangue, in ogni opera e passo di tutti i membri della razza umana presente, passata e futura, metto il mio ti amo, seguendo il tuo operato, Gesù, fuso con la tua umanità, e con la perfezione degli atti che tu hai compiuto, in riparazione di quelli distorti dei membri della razza umana a causa della volontà umana. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo dell'intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divin volere. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunica ed imprima nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunica ed imprima nel tuo intelletto il suggello della tua sapienza, della sua sapienza, e nel nome dello Spirito Santo comunica ed imprima nella tua memoria il suggello del suo amore.
ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanata da ogni infermità spirituale e corporale, arricchita e abbellita di ogni bene e virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create, affinché tu lo riceva tutte benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.